Il nuovo allineamento esterno del nuovo bar, hanno usato delle pedane, del metallo che si usa per le pedane per fare l'ingresso del bar, un'architettura veramente strana per un servizio pubblico, una presentazione da pedana dell'autobus, non so come definire questo tipo di protezione che hanno fatto. Ecco, qua non l'hanno fatto perché ci sono vincoli della sovrintendenza, ma sotto il portico hanno messo delle pedane. Che si usano, della lamiera che si usa per le pedane, antiscivolo, antiscivolo. Ecco, l'architettura di questa città è condizionata dalle architetture degli architetti del nord che non sanno che qua c'è un'architettura antica, 40 anni di architettura post-bellica che ha stravolto questa città anche nelle cabine del telefono, delle multinazionali italiane che ci costringono a fare le telefonate dentro una cabina con 40 gradi all'ombra dove si può morire arrosto a Ferragosto. Cioè, tutta l'architettura è fatta, guardate questi pilastri del tram, come hanno invaso Piazza Stazione, sembra una foresta di pilastri del tram. Uno arriva qui a Messina, in Sicilia, e si trova davanti a questo bello spettacolo di tutti questi pilastri, mega pilastri fra l'altro, perché non c'è motivo di mettere questi pilastri giganteschi per tenere i fili del tram. Questa è l'architettura in cui viviamo tutti i giorni, un'architettura anche abitata da parcheggi abusivi di motorini, motociclette, c'è un po' di tutto. Cioè, noi siamo costretti a vivere in questo modo. Guarda, arrivano qua a Messina e trovano una bella pozzanghera d'acqua con tanto di penne che galleggiano. Benvenuti in Sicilia.